Questa settimana abbiamo trovato un nuovo vino da testare. Questo è un vino piemontese che appartiene alla DOCG del Barbaresco, prodotto dalla cantina Duchessa Elia ed è ottenuto da 100% uve di Nebbiolo. Un vino che potrebbe essere abbinato a piatti di carne consistenti e volendo anche con formaggi che posseggono una buona stagionatura. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. L'estetica della bottiglia, anche se non colpisce immediatamente, nel complesso si fa apprezzare per sobrietà e pulizia delle linee. Il sistema di chiusura è un classico sughero monopezzo molto leggero che assicura nel tempo una buona evoluzione del prodotto. Nell'apertura il tappo non ha creato problemi di scarso o di eccessivo attrito e si presenta senza alcun tipo di alterazione all'olfatto. Andando a osservare il bicchiere spicca un colore rosso granato con riflessi chiaramente aranciati. La trasparenza non è eccessiva. Il colore così evoluto ci svela già da ora che il prodotto ha subito un processo di invecchiamento. Al naso questo vino, che come già detto in precedenza è prodotto da uve Nebbiolo in purezza, rilascia note di cuoio, pellame, oltre ad aromi particolarmente speziati di piante aromatiche come il rosmarino. Nel complesso risulta equilibrato, anche se con un bouquet un po' limitato, anche in relazione all'invecchiamento effettuato. All'assaggio domina in un primo momento una tannicità gradevole e non troppo invasiva, ma che compensa la struttura un po' debole di questo vino. Poi una lieve mineralità. Dopo la deglutizione, un sapore di miele e un'importante nota alcolica regalano al vino una sensazione quasi liquorosa, che per alcune persone potrebbe risultare forse un po' troppo invasiva. Siamo arrivati in fondo alla nostra recensione. Ricordatevi che ci potete seguire sul nostro canale YouTube e su Facebook. Alla prossima, ciao!